turistica ed universitaria, è la sede della facoltà di educazione fisica e la squadra che gioca stasera è formata da studenti di questa. Sono, secondo me, gli avversari più temibili, ma hanno anche le giocatrici più carine, come vi dicevo prima. Mai visto tanta voglia di fraternizzare da parte degli altri, delle altre squadre, durante tutta l'estate. Tutti volevano uscire. Dove sono gli ungheresi? Andiamo da loro che ci si diverte. Un refrain abituale durante quest'estate, del 25enne di Giochi Senza Frontiere, ma ecco che gioca l'Italia. Con la Repubblica Ceca, l'Italia, la Gran Bretagna e il Portogallo. L'Italia con Claudio Furlani e Silvia Marciandi. Claudio Furlani, ve l'ho detto, di Broil Cervinia. Silvia Marciandi, campionessa italiana di freestyle, 15 volte ha vinto i campionati nazionali, ha conquistato 6 vittorie in Coppa del Mondo, è un'autentica valdostana incrollabile, abituata alle nevi perenni delle montagne più alte d'Europa. Guardate come vanno, guardate come vanno. Sembrano dei robot, sembrano meccanici. Claudio e Silvia, forza così, 5 li hanno già portati. Non dovete perdere il ritmo, sono primi, sta cercando di recuperare la Gran Bretagna, vai, hanno perso il ritmo i portoghesi, visto se si cade indietro cosa succede, fuori, i britannici sono un attimo avanti, hanno recuperato, è Silvia che deve prendere gli omini, eccola qua, Silvia, ne passa 3 a lui, 2 li tiene lei, attenzione a non perderli adesso, l'ho detto perché l'ha perso, non se ne accorgono, ce n'è uno in acqua! Io sono qui fuori che sto gridando, forse mi vedete, è là sullo shuttle. Ne avete perso uno! Eh sì, in mezzo stomacello non mi sentono. Anche i britannici, anche i cechi ne hanno perso uno. Ne abbiamo perso uno noi, tutti ne hanno perso uno qui. Dai! Chissà se fanno in tempo a fare un terzo percorso. Ce l'hanno fatta prima, una squadra ce l'ha fatta. I portoghesi imballati, i britannici sono arrivati, anche i nostri. Vai, che ce la potete fare. Claudio, Silvia, forza. Bella sta gara. C'è Bieler, abituato ai manichini, al casino di Saint-Vincent. No, non è che sia detto al guarda rubato, lui poi è il croupier, però insomma sposta la gente. I portoghesi sono veramente in difficoltà. I britannici arrivano in qualche modo. Questo era lui, non in inquadratura e ti piace. Questi sono, dovrebbero essere, quelli erano i ciechi, no? Quelli che abbiamo visto prima erano i ciechi. Avevano sulla cosa rossa però sotto il vestito. Ecco un sistema per girare. I portoghesi l'hanno capito, però non vengono avanti lo stesso. Questi sono i britannici, tutti rossi. Questi sono metà britannici e metà ciechi, perché sono arancioni ma con il costumino rosso sopra. Niente da fare. Ed eccoli qui i risultati di questa seconda manche. 9 per l'Italia in 1,49, 9 per la Repubblica Ceca in 1,41, 9 per il Portogallo in 2,02, 10 in 1,52 per la Gran Bretagna Galles. 9 punti alla Slovenia, 8 a Malta, 7 alla Gran Bretagna e alla Grecia, 5 alla Svizzera, 4 alla Repubblica Ceca, 3 all'Italia Valle d'Aosta, 2 il Portogallo che aveva giocato jolly su qua, incredibile. Raddoppia, fa 4 punti, l'Ungheria aveva scommesso sulla Repubblica Ceca, anche lei fa solo 4 punti. Classifica che comunque si dovrebbe ribaltare abbastanza, perché Ceska Trebova si blocca, la Repubblica Ceca 50 punti, Wrexham in Gran Bretagna viene su a 49, terza la Blid, la Slovenia 43, quarta Pix Ungheria 39, quinta a pari merito Olivone, Valle d'Aosta, Svizzera Italia 37, settima la Valletta, Malta 35, ottava Poros Grecia 29, nona Setúbal, il Portogallo 25. Va bene Nia Jestin, qui secondo me sta subendo anche morale la squadra. Anche se sono tutti campioni, dovrebbero essere abituati alla competizione. Questo non è che sta dicendo le parolacce, è un ceco che sta dicendo che scommette sulla Gran Bretagna. Quindi mette sul rosso. Passepartout ci comunica anche che non ci sono jolly e andiamo a Hong Kong. No, andiamo in Giappone, qui siamo in Giappone. Venivamo da Hong Kong e andiamo in Giappone. Cosa devono fare qui? Passepartout si ritrova solo in Giappone perché si era perso a Hong Kong, però poi si ritrova con Phileas Fogg e Adwa, e qui i giocatori devono in questo strano costume, questo robot degli anni 2050,
cercare di far saltare fuori questi palloni con questo enorme nasone, che ricorda un po' il tubo della stufa. Insomma, i costumi vengono sempre interpretati a Giochi senza frontiere. 25 anni di Giochi senza frontiere, siamo a Cardiff per la finale dei 25 anni per l'Italia, gioca la Valle d'Aosta, che è andata benissimo fino al terzo gioco e poi ne ha imbroccati tre veramente messi male. E in questo caso non me la sento di dire che i ragazzi non hanno giocato bene, perché al quarto gioco si è rotto il gioco e non hanno accettato la contestazione. Al quinto gioco sono stati fiscali gli arbitri, ci hanno messo gli ultimi perché avevamo perso un cappello, che allora vediamo un po' anche quello che è lo spirito dei giochi. Mentre uno fa un gioco come quello del cappello lo può anche perdere. Il sesto gioco invece ce l'hanno messa tutta loro per non arrivare bene perché hanno perso un omino. Quindi stanno giocando bene i ragazzi, oltretutto ieri in prova generale hanno fatto secondi, stasera non oso dire che la tensione, perché la tensione c'è per tutti. Un po' come dire di sfortunella, io non parlo mai di sfortuna, ma stasera la Valle d'Aosta ce l'ha. Questo si è incastrato col naso, non oso pensare a che cosa può rappresentare questo gioco con questo nasone fatto così. Lo lascio pensare ad altri, stanno giocando Malta, l'Ungheria, il Portogallo e la Grecia. Malta, questa qui è il Portogallo, bisogna riconoscere quei trattini lì colorati che hanno sul vestitino, questa è l'Ungheria perché il naso è giallo, non si scappa. E la parte più difficile con il nasone sono quegli ultimi palloni là di sopra, sono le palle alte che sono le più difficili da colpire. E vediamo un po' il Portogallo che forse in questo gioco, qui sono avvantaggiati quelli dei paesi dell'est che notoriamente sono tutti alti 2,24 m. Mentre, come dire, i brevilinei mediterranei, quindi i maltesi, i greci, noi, i portoghesi, non è che sono molto avvantaggiati in questo gioco. Vediamo se effettivamente questa mia è una considerazione. Cos'è che ha sparato il naso? Ah no, è saltato un elastico che teneva. Ho visto il naso che sparava una roba. No, no, era un elastico di quelli che tengono i supporti dei palloni. Muore il portoghese. Bene, allora questo Giappone con 4 palloni presi dall'Ungheria in 2 minuti, 5 in 1,54 da Malta, risultatone, 5 in 2,13 dal Portogallo, 6 in 2,10 dalla Grecia, vince la Grecia, sta a vedere che andiamo a finire a perdere nei confronti di Malta e la Grecia. Comunque vediamoci la cartolina della Repubblica Ceca, Cesca Trebova. Che ha 18.000 abitanti, siamo nel cuore dell'Europa, Cesca Trebova appartiene alla Boemia dell'Est ed è il più importante nodo ferroviario della regione. La città vanta bellissimi dintorni, gioia degli appassionati di escursioni, apprezzata anche d'inverno dagli appassionati di sport sciistici per le innumerevoli piste di sci di fondo che dovremmo vedere. No, non ce le fa vedere, però ci sono. Allora, questi robot, che poi secondo me sono dei robot difettosi, sta giocando l'Italia, Italia con la Slovenia, con la Gran Bretagna e la Svizzera, Matteo Belfrond e Marcella Biondi per la Valle d'Aosta. Questi robot degli anni 2050, che secondo me, ripeto, sono un po' difettosi, perché io mi immagino il robot degli anni 2050 avranno... Cascano, i nostri cascano, questo è un... ragazzi, non so più che cosa dirvi. Veramente, è incredibile. Poi non parliamo di sfortuna. Caspita, gli unici che si sono infilati in un posto in cui era impossibile infilarsi perché c'è la piattaforma che è proprio incollata. Si vede che quelli che hanno giocato prima l'hanno staccato un po' e loro ci si sono infilati dentro con le gambe. Incredibile. Vabbè, comunque vanno avanti Matteo e Marcella. Attenti a non caderci ancora dentro. Nasone. Dicevo, robot difettosi, che questi non hanno neanche le braccia. I famosi... Robonasoni sono. Io nel 2050 mi immagino dei robot sofisticatissimi con 6 braccia, 2 con le pinze, 2 con delle altre, con delle manine, fanno delle cose. Questi qui invece devono essere venuti male, hanno detto operiamoli per sto gioco, hanno solo il naso. Sono dei robot che devono cercare di stabilire dei contatti. A me continuano a far pensare ad altre cose. Comunque, vai! Questo è il britannico, ovviamente la regia britannica ci si sofferma sopra perché gli sloveni, a ogni pallone che viene fatto, ad ogni contatto che viene ufficialmente schiacciato dal nasone, obbliga i concorrenti a tornare indietro. Che poi c'è una regola che dice che non dovrebbero sollevare così il costume,
Guarda i nostri che bravi, come lo tengono giù. Si vede che sono atleti, rispettano le regole. Gli altri vanno un po' così così. Però gli arbitri agli altri non dicono mica niente. Se sollevavamo noi il robot, stava state tranquilli che arrivavano lì a dire no, tira giù subito il costume, che così non è leale. I nostri stanno giocando giusti. Guarda i britannici, sono fuori per metà, sono fuori. No, così sono capaci tutti. Contestazione! Tanto ci ascolta nessuno. Anche gli svizzeri tengono il robot. Questi sono gli sloveni, che non è che vadano meglio di noi, a dire il vero. Finiscono gli svizzeri. Questi sono gli sloveni. Perché bisogna cercare di rimbalzare e rimbalzi in rimbalzello arrivare a lui. Adesso gli si è incastrato il naso, te lo raccomando. Salta, sì, salta, salta. Eccoli qui i nostri due che hanno finito. Ma. Risultati di questa seconda manche, quindi definitivi di questo secondo, di questo settimo gioco. Sono rimasto un po' indietro. 3 sole palle per la Slovenia in 1 minuto e 15. 6 palle in 1,55 per la Gran Bretagna, 6 palle con nasata in 2,11 per la Svizzera e 6 palle in 2,22 per l'Italia, Valle d'Aosta. Dovremmo essere quarti, sì, difatti, 9 punti alla Gran Bretagna, 8 alla Grecia, 7 alla Svizzera, 6 all'Italia, 5 a Malta, 4 al Portogallo, 3 all'Ungheria, 2 alla Slovenia. La Repubblica Ceca aveva scommesso sulla Gran Bretagna, quindi restano lì come differenza. Non hanno ancora giocato il jolly, solo la Grecia e la Svizzera. Vediamo la classifica dopo questo settimo gioco, che dovrebbe vedere sempre in testa la Repubblica Ceca. Šeska Trebova 59 punti, seconda la Gran Bretagna, Wrexham 58, terza Blid della Slovenia 45, quarto Livone Svizzera 44, quinta Valle d'Aosta Italia 43, sesta Pikšu Ungheria 42, settima Valletta Malta 40, ottava Poros Grecia 37, nona Setúbal Portogallo 29. C'è un schieramento di inseguitrici, però con Olivone che ancora non ha giocato il jolly, che è molto interessante, solo che le prime due sono scappate via. Vedremo cosa succederà nei 3 giochi che mancano. Ottavo gioco. Aheno, Mar San Francisco. Aheno, mi piace questa lingua perché è assolutamente incomprensibile. Cosa sono i Flintstones? Questo è Passepartout che ci canta Nanina San Francisco, perché adesso Phileas Fogg, nell'ispirazione di Giulio Verne, va a San Francisco e scommettono su di noi, sull'Italia, i maltesi, questa nota di simpatia. Bello, questo gioco è bello. Allora, Grecia, Portogallo, Repubblica Ceca e Italia. Questo è uno dei giochi, secondo me, più divertenti, che dovrebbero divertire di più gli appassionati sportivi. Allora, voi sapete che c'è un'importantissima squadra di giocatori di football americano in America, che sono i 49ers, i 49 c'è scritto. Questi che sono i 59ers, perché siamo nel futuro. Ovviamente c'è stata una squadra che ha preso l'eredità dei 49ers, che è diventata i 59ers. E questo è un altro dei costumi che sono richiestissimi da tutti alla fine di questa puntata di Giochi Senza Frontiere. Ci sono delle prenotazioni che sono decisamente superiori al numero dei costumi. L'Italia sta giocando con Orazio Fagone, Mirko Wierman, Jessica Lumignone, Nora Boros. Allora, una lancia la birra e dovrebbe essere Jessica Lumignon, mentre gli altri tre si lanciano e devono cercare di beccare al volo i boccali di birra. Quando si asciuga il bancone del bar di San Francisco, hanno dell'acqua saponata da buttare sopra per scivolare meglio. Ecco, questi qui sono i greci, i nostri, guarda un attimo, troppo presto. Devo dire, molto scenografico, soprattutto per il cameraman, questo è arrivato a modo suo, soprattutto per il cameraman che è lì vicino e che rischia o di beccare una boccalata di birra o di beccare un giocatore di rugby addosso. Infatti vedete che la telecamera è piuttosto... Ah, il nostro arriva, in questo caso è arrivato troppo presto. Mirko Wierman. E lui è abituato alla velocità con il pattinaggio, lo short track. Intanto vediamo i portoghesi, gli si è slacciata la scarpa, si bloccano, bisogna cercare di fare il maggior numero di boccali in 2 minuti e 30, questo è il ceco. Bellissimi questi arrivi. Questo è un gioco che si può fare. Vedete che c'è una sorta di quadrato di plastica che è stato messo sullo stomaco di questi giocatori per farli scivolare meglio. Anche uno, questo qui è sempre il greco, sì. E i nostri niente, non c'è niente da fare, non gli piace la birra. Noi siamo una nazione da vino.
E poi quest'anno pare che sia il miglior vino del secolo con l'uva che c'è. E sempre per parlare di sport, visto che parliamo di sport, abbiamo vissuto con questa piscina tutti quelli che sono stati i momenti entusiastici della nostra nazionale di pallanuoto. Abbiamo steso un pietoso velo sul calcio, per cui ci affidavamo molto a questo sport dei giochi. Ho detto che cambiando la regola hanno rallentato tutto. Uno per l'Italia, due per il Portogallo, neanche uno per la Repubblica Ceca, questo non è male, e neanche uno per la Grecia. Allora, uno in 1,38 per l'Italia, due in 1,11 per il Portogallo, ma non credo che gli altri faranno meglio, perché rispetto alla prova generale hanno cambiato la regola, non possono più girarsi e questo qui è il risultato. Tanto vediamoci la cartolina di Malta, la Valletta. La capitale di Malta, che deve la sua esistenza ai saraceni che, comandati dal sultano Solimano il Magnifico, minacciavano l'isola nel 1565 in 40.000. Questo fatto obbligò i cavalieri dell'ordine di San Giovanni, guidati da Jean de la Valletta, ad erigere una cittadella fortificata per difendersi meglio. Ed in onore al gran maestro che guidava i difensori venne chiamata La Valletta. Pochi anni dopo i saraceni vennero definitivamente sconfitti nella battaglia di Lepanto, ma La Valletta e i suoi cavalieri di Malta li avevano già stancati a dovere. Dunque, sì, rispetto alla prova generale hanno avuto sta furbata. Ieri sera in prova generale potevano lanciarsi, vedete, così, e poi arrivando potevano girarsi e potevano cadere sulla schiena. Adesso ho visto che gli arbitri parlavano con le squadre che giocavano nella seconda manche. Speriamo che non abbiano ricambiato la regola in corsa, perché questo sarebbe scorretto, visto? Questo non lo dovrebbero poter fare, perché da ieri sera hanno detto che bisognava arrivare sulla pancia. È ovvio che se uno si gira sulla schiena è avvantaggiato. Guarda caso i britannici ne stanno facendo più che Bertoldo in sta finale. Secondo me stanno sentendo l'emozione della finale anche gli arbitri e il giudice supremo Monsieur Petiot. Questi sono gli sloveni, stanno giocando britannici, ungheresi, svizzeri e sloveni. Questi sono gli svizzeri. Ecco, questo ancora si lancia bene, visto? Questo ha preso una capocciata, ma sul casco, quindi. I primi non potevano girarsi così sul balcone, dovevano lanciarsi. Invece adesso si vede che hanno detto che un po' possono girarsi. Ma non è giusto, perché cambia tutto. È ovvio che se uno arriva girato, il boccale di birra lo prende. Ma va. Come contesto, ma domani c'è la riunione del comitato, perché si parla già dei giochi dell'anno prossimo. Cioè, ecco, visto che buttano giù l'acqua, questo infatti scivola troppo e arriva prima, perché appena messa l'acqua, la roba saponata, il bancone diventa molto più scivoloso, per cui uno parte, era abituato al giro di prima dove praticamente si fermava e gli schizza via come su una saponetta. Preso! I britannici stanno facendo incetta di boccali di birra. Domani, dicevo, c'è la riunione del Comitato Internazionale, stilano una specie di consuntivo di quello che è successo quest'anno per stabilire eventuali cambiamenti di regole per l'anno prossimo. E una sicura pare che sia i dorsali, che finalmente non sarà una cosa male. Riconosceremo subito le squadre dalle sigle. Vediamo lo svizzero che arriva, visto, questo qui non aveva più acqua saponata. Lo sloveno ed è rimasto lì. Lo svizzero invece hanno staccato, che è partito. Anche questo. Dagli la lisciva! Comunque il costume è molto bello, perché non so se guardate la faccia da cattivi di questi giochi. Che botta questo! Questa è una spanciata, tutti imbottiti di gomma piuma dentro uno spessore. Finito! Neanche uno per l'Ungheria. L'Ungheria viene data a zero anche come tempo, non sappiamo cosa è successo. 2 in 1,23, 2 boccali in 1,23 per la Slovenia, 2 boccali in 1,34 per la Svizzera, 6 boccali in 2,03, incredibile, per la Gran Bretagna e il Galles. E vabbè, è il loro sport, quindi qui erano abbastanza avvantaggiati. 9 punti per la Gran Bretagna, che balza in testa, 8 punti per il Portogallo, 7 per la Slovenia, 6 per la Svizzera, 5 per l'Italia, 4 per la Repubblica Ceca, 4 per la Grecia e 4 per l'Ungheria, che vengono classificate tutte in fondo a 0 punti, ma vengono un po' avvantaggiate. 5 Malta, che aveva scommesso sull'Italia. E a questo punto la Gran Bretagna se ne va.
la raggiungeremo mai, lo sapremo con gli ultimi due giochi. Prima Wrexham, Gran Bretagna, Galles 67 punti. Seconda CSKA Trebova 63, terza Blitz Slovenia 52, c'è un abisso. Quarta Olevone Svizzera 50, quinta Valle d'Aosta Italia 48, sesta Pix Ungheria 46, settima La Valletta che ci tallona Malta 45 punti, ottava Poroslav Grecia 41 punti, nona Setúbal Portogallo 37 punti. Mancano due giochi e adesso dovremo scommettere noi nel nono e penultimo gioco. E Nia e Jestin ci dicono che il Phileas Fogg insieme a Passepartout e Adwa sono arrivati a New York prima di riattraversare l'Atlantico. Qui c'è la mascotte di Heller della Valle d'Aosta che lavora, vi dicevo, nel casino di San Vincent, uno dei più importanti d'Europa, dovrebbe saper puntare bene, almeno lui scommette sulla Svizzera e non è una mossa sbagliata. Perché dato che noi stiamo tenendo la Svizzera, non solo gioca jolly la Svizzera, ma così non diminuiamo il divario di punti che abbiamo con gli svizzeri. Li teniamo. E questi sono i greci di Poros. Gli ultimi due jolly. Siamo a New York, caratteristici grattacieli di New York. L'Italia non gioca. In questa prima manche giocano Portogallo, Repubblica Ceca, Ungheria e Gran Bretagna. Cosa devono fare? New York, voi sapete che la chiamano Big Apple, la grande mela. Bene, in omaggio a questa grande mela, questi viaggiatori del futuro che stanno girando il mondo in 80 minuti, su queste loro macchine del futuro, devono cercare di andare a recuperare dai grattacieli il maggior numero possibile di grandi mele. Ma attenzione, sembra facile. Non è che possono prendere una mela, cioè tutte le mele dallo stesso grattacielo. No, possono prendere una mela per ogni grattacielo. Quindi da Times Square devono passare ad un altro grattacielo, vanno all'Empire State Building, vanno ogni volta in un grattacielo differente e ogni volta devono cercare di far cadere una mela e beccarla al volo. Se la mela cade per terra non vale. Chi ne prende di più in 2 minuti e 30 vince. Stanno giocando Portogallo, Repubblica Ceca, Ungheria e Gran Bretagna. Ieri sera ha giocato molto bene la Svizzera, che era buffo, c'era l'autista, diciamo, di questa macchina del futuro, che praticamente non si vedeva più, era sommerso di mele, ne aveva 13 o 14, un numero incredibile. Se tocca terra ma è già stata presa dentro nella rete, va bene, vale in quel caso lì. E come funzionano queste macchine del futuro? Beh, sono molto ambientaliste, funzionano a piede. Dentro quello che becca le mele deve con i piedi muoversi e farle avanzare, spostare, girare, mentre quell'altro è occupato a recuperare solo le mele con la perticona. 2 minuti e 30, la Valle d'Aosta ha scommesso sulla Svizzera perché ieri sera la Svizzera effettivamente è stata la migliore. Vediamo se anche questa sera riuscirà ad ottenere lo stesso risultato. Non sta andando male questo, che mi pare sia il britannico. Gli ungheresi no, così così. Perché poi quello che guida con tutte le mele non è che sia facilitato a guidare. E con sto obbligo di passare da un grattacielo all'altro, la giudice, abbiamo intravisto la giudice ceca, molto carina, si chiama Marchetta, è quella che ci ha fatto di tutto in Slovenia. Ha rischiato il linciaggio da parte della squadra di Arezzo. Ci stanno gli arbitri effettivamente. Perché? Perché nel 24esimo anniversario l'anno scorso siamo stati quelli che hanno vinto di più e allora ci curavano. Ma non è giusto. Sette mele prese dalla Repubblica Ceca e 5 per la Gran Bretagna, quindi la Repubblica Ceca va a riprendere un po' questa Gran Bretagna. 2.30 per la Repubblica Ceca, 7 mele, 5.219 per la Gran Bretagna, 3.208 per il Portogallo, 3 mele in 1.49 per l'Ungheria. Andiamo a vedere la Valle d'Aosta? Sì, tutte le belle montagne, vai! Aosta è una città ricca di straordinarie testimonianze storiche ed artistiche relative a tutto l'arco di tempo che va dalla preistoria ai giorni nostri. Chiamata anticamente Roma delle Alpi, Aosta è il capoluogo della regione a statuto speciale della Valle d'Aosta. Sorge in posizione centrale rispetto alle direttrici che attraverso i valichi del Monte Bianco, del Piccolo e Gran San Bernardo collegano l'Italia, la Francia e la Svizzera. La Valle d'Aosta, scrigno di infinite bellezze naturali, è uno dei luoghi più ricchi al mondo di storici insediamenti che hanno avuto il momento di maggior sviluppo fra il XII e il XV secolo. Ce l'ho fatta dire tutto. Ok. Era una roba lunga. Attenzione. Sono tutte le note che portano giù loro dai paesi.
Seconda manche, 2 minuti e 30 partono la Slovenia, la Svizzera, Malta e la Grecia. Vi ricordo che noi abbiamo scommesso sulla Svizzera, la Svizzera che ha già preso la sua prima mela. Qui in primo piano abbiamo la Slovenia. Svizzera, almeno voi non deludeteci. Anche perché sono davanti a noi di poco, hanno giocato il jolly, c'è tutta una situazione, c'è sempre una bagarre perché la Svizzera è italiana, per cui c'è grossa soddisfazione dagli svizzeri se riescono ad arrivare davanti a noi. Siccome quest'anno ci sono riusciti quasi sempre, e allora sono orgogliosi. Ma che bello, arriviamo sempre davanti! Insomma, una cosa, parlano più o meno una lingua di questo genere. E Olivone però in questo momento così fa anche un po' il gioco nostro, perché noi abbiamo scommesso su di loro. Questi sono i greci. Sembra quasi intimidita la ragazza. Eh beh no, però è andata bene, l'ha presa la mela. Perché poi la mela rimbalza sui tetti dei grattacieli, sulle cime dei grattacieli. Vedete come sono equipaggiate le ragazze. Questa addirittura ha anche gli occhiali. Mica che le finisca una mela in un occhio, anche perché sono piccoline.